Ciao a tutti ragazzi, qua è Lassio e oggi ci troviamo in un nuovissimo video su Dragon Ball Z Dark Battle versione global. Oggi ci troviamo qui con la Road Peppy Girls, la Extreme Super Battle Road Peppy Girls. Come avevo promesso in un video, se non sbaglio, non mi ricordo nemmeno perché come sapete questi sono tutti video pre-registrati visto che attualmente sono in vacanza e quindi sono tutti video pre-registrati e sto cercando di lasciare il più possibile. Vi avevo detto che avrei fatto questa Road, infatti adesso siamo nell'Extreme Super Battle Road Peppy Girls con doppia videl. Vi faccio vedere brevemente il team. Ho messo Oceanus, vabbè, perché è OP fortissimo nella road. Gon e Great Saiyan, cioè i due Great Saiyan, per far attivare la passiva di Videl, la special skill, diciamo, la special, quella incredibile, proprio per fargli massimizzare i danni, poi per farla anche trasformare. Poi abbiamo Lunch, che è fortissimo in Extreme Super Battle Road, Sila, Sorbastana, debuff, qualsiasi cosa. Ribrian Int per l'eventuale buff e debuff. E Mind perché è il best linker di Videl. Quindi noi faremo turnazione Videl, Mind, e Videl è quello che ci capita in quel momento a ruotare. Quindi il turno dopo non abbiamo il turno migliore purtroppo, quindi noi facciamo questo turno. A livello difensivo stiamo messo abbastanza bene. Videl amico ability 1, vi dico subito. Questo turno è un po' meh, sotto un certo punto di vista, perché abbiamo 4 attacchi all'inizio e se Videl non evade siamo morti. Però noi ce la rischiamo, perché rischiare fa bene a sto gioco. Chi non risica non rosica, come si dice, no? Quindi vediamo, se Videl mi evade, ben venga, se no siamo tutti morti. Primo attacco evaso. Questo attacco lo dovevi evadere, questo lo devi evadere, se no siamo morti. Perfetto. Prossima run. Ok signori, siamo tornati. Purtroppo ho trovato una Videl ability free amica. Oh, purtroppo questo passa il convento, questo ci teniamo. Allora, abbiamo la mia Videl in turnazione, che questa volta sto cazzo, cioè vado così, perché la mia in teoria dovrebbe tankare abbastanza. E diciamo in questo modo cerchiamo di shottare Tiene, gli togliamo in mia metà vita con tutti gli attacchi di Videl. Facciamo così e poi hittiamo Goku alla fine, anche se quell'attacco su Oceanus mi puzza un poco, però noi proviamo. Proviamo che non fa male. Il pugno lo puoi prendere, perfetto. 2 milioni e 9. Naturalmente sto doppia Videl leader, quindi sono 3 milioni, va benissimo. Nessun buffer, niente di niente. 3 milioni e 2 di base ve la dovrebbe caricare Lele, questa Extreme Super Battle Road. Ma proprio easy. Ok, il pugno di Tiene, come vedete, post special, tanca pure qualsiasi cosa. Come vedete non mi fa più danno praticamente. A parte che non è evaso nulla la mia Videl, ma dovrei avere percentuale di evasione, ma non è evaso. Oceanus, tu divertiti. Stannato e silato, perfetto. Vedete Oceanus, se ce l'avete sto personaggio, ancora non avete fatto Peppy Girls. È un mostro. Fa qualsiasi cosa, stanna, sina, tira più special, come vedete terza special. Veramente un animale. Io sono riuscito a farla beautiful, mi uscì tipo un paio di giorni fa quando ho pullato la Videl, l'ultima copia. Sono contentissimo. Vedete sto team poi tanca da Dio, veramente top. A parte quella specie che ho preso lì all'inizio, però capite bene che era un po' una sfiga lì su Videl, che era pure ability 1, senza aver tirato special. Ok, abbiamo in teoria il best turno, come vedete, da 119.000, cioè passiamo a 149.000, però non lo farò. E non lo farò perché devo mettere questa con la mia di Videl a linkare, quindi metterò My Int a ruotare. Per il resto io qua userei item, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma devo usare item. Userei Ghost, togliamo il turno così subito, e inizierei a debuffare questo Goku, che è quello che può rompere un pochettino di più le scatole. Però nello stesso tempo, in questo turno Videl non prende l'attacco, però viene buffata da Mind. Come vedete attiva 4 link, come vedete si attivano 4 link, e in realtà se ne attivano 5 se mo faccio special, giusto? Mi sembra di sì. Se non sbaglio linkano con 5 link, cioè con 5 link. No, 4 sempre, ok. Sempre 4. L'amico però pure c'ha i link abbastanza alti. Ok, buono. E poi beh, sono andato lì su Tien, dovrei in teoria shottarlo con Videl. Vediamo. Questa lancia pure è ottima da giocare in Peppy, se ce l'avete, veramente. Arriva a fare tipo 4 special, mi pare. È un animale pure lei, veramente in Peppy si va di full debuff praticamente. Solo il primo turno rischiate di morire, diciamo. Se poi riuscite già a setappare un paio di debuff su tutti i personaggi, siete immortali. Questa è la Videl ability free amica. Come vedete, 2 milioncini, lo stesso se la cavicchia. Purtroppo, ripeto, se avete visto la LG con Videl, immagine busata, vi avevo già detto anche lì che in Peppy Girls, mai che c'ha percentuale di stannare, ok, ha stannato adesso, ma non mi interessa. Immagine busata carica molto di più rispetto a Peppy Girls, ci mette meno tempo, diciamo, a caricare valori alti di attacco.
Mentre Peppy Gals, però, come vedete, non abbiamo problemi di chi. È praticamente in perma 12 chi in Peppy Gals. Quindi capite bene che è molto più semplice. Io li attivo quell'acti, vabbè. Molto più semplice fare andare in 12 rispetto a Machin Busak, che molte volte ha solo i suoi 6 kill base stop. Ok, questo turno dovremmo riuscire a shottare Tien, non dovremmo avere problemi. Io andrei, anzi do l'hit su Tien e poi cerco di stannare barra silare Goku, che qui si occupa, la nostra Oceanus se ne occupa. Videl, mi raccomando, Videl. Perfetto Videl, come se non ti avessi detto nulla, però con i debuff che gli ho messo è riuscito a tankare 3.700.000. Non abbiamo mai int, purtroppo, in turnazione. Però, come vedete, adesso tira un'altra special, 4 milioni. Cioè, 4 milioni in road, in extreme sul battle road, e lo può tirare 3 volte. Cioè, 3 special da 4 milioni, praticamente, vi shotta quasi un personaggio. Veramente tanta tanta roba. Sta Videl dove la giocate e giocate. Vedete, tanca pure abbastanza, ma ha tankato una special di Goku. È vero che la mia Videl ability full, però avrà avuto... Era pure pre-special, quindi aveva 170.000 di def, tipo. Nemmeno più di tanto. Veramente tanta tanta roba. Qua, beh, si lato, Goku ormai non sta capendo più nulla. Dice, che succede? Quando rimanete contro un personaggio in Peppy Gals è auto-win, praticamente, non dovete far più nulla. Abbiamo l'active della Videl amica, che io farei lo stesso, che è quella ability free. Vediamo un pochettino quanto raggiunge di valori. Non so, se non sbaglio, lo stand di Oceanus è solo per quel turno. Non vorrei sbagliare, quindi possibilità che Goku ci faccia un hit è alta. Visto che prendiamo due attacchi all'inizio, vediamo. Videl va bene, incazzatissima. Voglio dire, quando raggiungete ability free dopo due special, mi sa che ha tirato. Ok, è solo silato Goku, giusto? Yes, è solo silato, perfetto. Abbiamo il turno azione con l'oro, che non mi dispiace avere in turno con loro. Quanti link c'ha? 3 link. Non mi dispiace scambiare link con i due Great Saiyaman. Ci sta, mi piace, mi piace. Vediamo un po'. Un pugno lo puoi prendere, perfetto. Come vedete, tanca, però Goku è debuffata a merda praticamente. 3.400.000 ability free. Non male. Immaginate che una volta che ha finito praticamente le tre combo, le tre special, arriva pure sui 4 milioni. 3.700.000. Terza special, se la dovesse fare, anche se essendo ability free, non, la possibilità non è altissima. Però, come potete vedere, i danni ne fa anche da ability free. Arriva da 4 milioni ability free praticamente. E se fate 3 special, gli date, che ne so, l'orb di Ad, e fa 3 special, massacra chiunque, pure da ability free. Diciamo che la build alta, a parte avere più Ad, quindi fare più possibilità di avere una special Ad, però gli dà pure più stats, e quello che permette di caricare ancora più danno. Qui abbiamo un ottimo turno, perché come vedete abbiamo 4 link attivi. Io direi di attivare Whis, perché abbiamo abbastanza difesa in teoria, vediamo. Abbiamo 200.000 di def col buff di Librian, più... i link naturalmente che ci danno def, e più il debuff sui nemici grazie sempre a Librianint, che Librianint è top personaggio da avere in Star Road. Quindi noi su chi ci possiamo concentrare? Su Gohan. Gohan è quello che in teoria fa più attacchi, quello che dovrebbe fare più male. Poi io direi di hittare Vegeta, di stannarlo, di provare a stannarlo, e siliamo. E io direi di andare sempre su Gohan, che mal che vada lo siliamo, così non ci crea problemi alla fine. L'unico problema potrebbe essere pure critico su Mai, però Mai ha l'evasione, essendo int, quindi... Purtroppo la mia Videl non ha preso attacchi, però 3 milioni li ha caricati lo stesso. Qui erano sui 4 milioni, credo, se avesse preso l'attacco, probabile. 3 milioni e 3, vai Videl, sfogati, critta, fai add di special, fai quello che vuoi. Gohan è succube di te. Troppo adesso abbiamo preso la special, questo possibilmente non la possiamo... No, vabbè. Dopo due special, a parte che ha caricato 4 milioni e mezzo se avesse preso quell'attacco. Però, come vedete, tanca e siamo in extreme sulle battle road, e non in road normale, mai ha stannato, top. Veramente un grandissimo personaggio. Da Billy Free avrebbe preso sui 100.000, avrebbe preso. Perché avendo resist death per un turno, però tirando 3 special a turno, capite bene che sto resist death si sente. Avrà raggiunto, credo, sui 250.000 death attualmente. Che con i debuff di Ribbiani gli ha permesso di tankare. Veramente buonissimo, buonissimo personaggio. Vegeta è ancora stannato, quindi direi ottimo. Ottimo. Loro sono buoni a linkare comunque. Gli danno 3 link key che schifo non fanno. Non mi ricordo, ho usato Whis, quindi in teoria 115.000 è il debuff che ha. In realtà non è debuffato Gohan. Qui la rischiamo un po', Qui la rischiamo un po'. Però non so. Krillin cosa gli hanno fatto? Nulla. E io qua andrei di nuovo di Aiden. Whis mi fido, ma non troppo. Sto troppo è Videl ability free, amica. Quindi mi fido, ma fino a un certo punto.
e poi andrei di nuovo su Vegeta. Sì, che lo citiamo, vai, facciamo così. Troppo mi fido fino a un certo punto, perché se mi fanno doppia special lì all'inizio è finito. Ok, abbiamo preso l'attacco, perfetto. Livello evade, va bene. Andiamo a Kirin in cosa fa? Nulla, perfetto. 2 milioni e 5, va bene, ci sta, non c'è né buffer in turno, non c'è il best link che attualmente è MyInt in sto team. Però comunque, come vedete, 2 milioni e 7, se tira un'altra special sono 3 milioni, purtroppo ability free, quindi possibilità che ne tiri un'altra è difficile, però... Come vedete, ha praticamente tolto metà vita a un personaggio solo lei con due special ad ability free. Vorrei ricordare questa cosa. Ability free, tanta roba. Ok, è andato anche Gohan. E lei mo si diverte su Vegeta. E gli fa stun, sì, lo qualsiasi cosa. Ok, il seal rimane, lo stun se sbaglio solo per quel turno, però schifo non fa. Oceanus è veramente bellissimo personaggio da giocare in questa road. Va bene, Oceanus, perfetto. Abbiamo pure la trasformazione di lancio. Veramente Videl è il main DPS di sto team. Prima principalmente si faceva con CK. CK era il... Potevo giocarlo in questo team CK, però dovevo stravolgere alcuni personaggi che non mi piaceva stravolgere. Preferisco giocare questa versione del team con doppia Videl, perché dovevo giocare poi, che ne so, una Califa GL, che ne so, pure che l'STR. Non mi piaceva tantissimo, quindi ho deciso di optare per questa versione. Allora, abbiamo un bel turno dove possiamo concentrarci su Vegeta. Dove abbiamo difesa, difesa click click, 178.000, ok, 180.000 build full è la base. Come in realtà potrebbe pure superarlo, perché non c'ha tutti i link al 10, il mio ricordo, la mia Videl, quindi arriva sui 182, 183 credo, massimo. Ma Int non dà buff a Videl, buff a Time Travelers. Quindi stanniamo Krillin e poi ci concentriamo su Vegeta, che in teoria dovrebbe shottarlo Lunch. Dovrebbe finire l'opera se Videl non riesce a shottarlo. Prendiamo il pugno, perfetto, perfetto. 4 milioni e 2, senza buffer, ricordo, senza buffer. Qui col buffer erano sui 5 milioni. Wow, 4 milioni e mezzo. Veramente Videl si scatena quando inizia tipo il crit pure. Quello che volete, poi dopo due special praticamente avrà raggiunto sui 220.000 credo di def, più o meno. Dovrebbe essere quello, veramente tanta roba. Abbiamo stannato, ottimo. E qui Vegeta purtroppo non potrà farci più nulla, pure se ci tira tre special non ci fa danno. A parte che non può fare più special, però mo verrà debuffato talmente tanto. Bello, un altro debuff. Sta Lunch, come vedete, è OP. Lunch, se gli fate fare special, ha fatto 4 special. 4. Se cercate di concentrare su un determinato personaggio, a parte che l'ha fatto fuori, mo, però gli mette 4 debuff che è impossibile far danno, far fare danno. È proprio impossibile. Qui abbiamo la Videl amica, con Ribriand in turno che buffa, vediamo un poco. La trasformiamo per vedere un pochettino. Stiamo vedendo principalmente la Videl ability free trasformata, la mia non la stiamo vedendo mai. Per lo meno è quello più fattibile, diciamo, visto che tutti se l'avranno Videl l'avranno ability free. E quindi è quello più plausibile per tutti, mettiamo in questo modo. Quella ability free è un po' più da sboroni, mettiamola in questo modo. 100.000 di def, vabbè, ci sta, giustamente si ribuffa la def. E ora ci concentriamo su Kuririn. Kuririn, diciamo così, è debuffato in attacco, giustamente per Ribriand. Potete farci un pochettino male su Ribriand, con i pugni anche, perché mo lo siamo, vabbè. Intanto 2 milioni e 8 col buffer in turno, 3 milioni ability free, qua sono 3 milioni e 2, 3 milioni e 3 della prossima. 3 milioni e poi se ne dovesse fare un'altra 3 milioni e 2, però ripeto, ability free, a meno che non gli date un Orbad, credo uno di ability potete dare, se non sbaglio. Qui debuffiamo l'attacco, a posto. Paura di morire qua pari a zero. Qui lei si la. Perfetto. Vedete sto team Peppy è di un control maniera incredibile. A posto, possiamo vedere pure la mia di Videl. Difesa 144.000 senza buffer. Possiamo vedere finalmente pure la mia di Videl. Spero che prenda il pugno e non ne vada. E stavo dicendo, Peppy Gas, team completamente control. Riuscite a gestirvi singoli nemici ma in una maniera incredibile. Shottate che sono quelli più semplici, quelli che hanno meno vita. E poi iniziate a concentrarvi su uno e uno soltanto. Quel personaggio non vi toccherà mai. È impossibile proprio che vi farà danno. Ok, vediamo la difesa post active. 142.000, che comunque è decente, non è malvagio. Post special raggiunge pure sui 160-170. Pure qualcosina in più, forse se ne tira 3. Però vedete, veramente trova. Peccato, Evaso, peccato. 4.100, questi erano sui 5 milioni. Cioè voi capite che 5 milioni tira 3 special, arriva a 6 milioni sta cosa. Ecco, 4.400.
diciamo che è leggermente sbroccata, ma l'è sbroccata e dire poco. Se vedete la seconda fase, si poteva fare pure in perfect run questa questa road, però capite bene che ho un po' sfigato nei turni, negli attacchi all'inizio. Se non mi avessero attaccato subito all'inizio, potevo sperare nella evasione di Videl, ma come avete visto la clip iniziale, sono esploso per sperare nella sua evasione. Quindi meno speranze e più control sul campo. Vedete, ho praticamente tutti gli item ancora, ne ho usati 2-3. Io direi di one shottare il porcellino, che è quello che ci sta sul campo. Il turno dopo andiamo in dock con la mia Videl, top, veramente ottimo. E direi di debuffare Muten e facciamo così. Perfetto, il turno dopo dock con la mia Videl, secondo me esplode pure il server di dock, un altro che Bandai, tutto esplode. Ok, prima andata, 2 milioni seconda. Rende Videl pure Ability Free, dà il suo contributo. Veramente top, top, top. Qua primo debuff, secondo debuff col seal di special, terzo debuff, sto maestro muta adesso in nuovo. Se mi fa pure la quarta special, no. Librian si trasforma, quindi altro debuff di Librian più buff ai Peppi, alle Peppi. Questo tipo è veramente molto molto divertente da giocare in road. In LG è un po' più stall perché servono altri personaggi ovviamente, non andrete a giocare in LG con questo team. Però pure con quello è molto fattibile, ci vogliono parecchi turni per buffare la def, ma a un certo punto arriverete pure lì con valori di def belli alti. Allora, difensivamente 200.000, ormai col buff di Librian abbiamo 200.000 di def fisso. Facciamo così, andiamo in dock, io direi di stannare lui, che è quello che ci rompe di più le scatole, e poi direi di hittare il porcellino. Il porcellino direi dovrebbe morire questo dock, però io lo silo per sicurezza, perché la sicurezza prima di tutto. È vero che sono debuffati, ma fino a un certo punto. Meno male che ha preso il pugno, grande, e qui mo ci divertiamo. Quanto saranno? 3 milioni? 4 milioni ha caricato, 4 milioni in dock. Vuoi shottarli tutti, is possible? Può shottarli tutti con una special, is possible? 4 milioni, allora il porcellino là sicuramente esplode. E Master Roshi non lo so, Yamcha non credo. Vediamo, se critta, addio. Addio proprio, sogni di gloria, esplosi tutti. Quanto carica? 5 milioni e 4, il porcellino è andato, Yamcha ha perso metà vita. E qui mo Videl infuriata come non so cosa. Master Roshi, un'altra 4 milioni e 6, cioè è arrivata a 5 milioni e ha fatto 3 special, 5 milioni. Danni che ne so, che con Cooler e Settiere vedete dopo 20 turni tipo, Ability Full forse un po' meno, però wow, 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 questa Videl, fate doppio Videl, sta road non la vedete proprio, va fluida, ma in una maniera imbarazzante. Tutti i resti di PG è tutto da contorno, potete giocare pure full buffer. Non ve ne accorgete proprio, se ne va sta road che è una meraviglia. Cioè vedete, adesso Yamcha è silato, pure se non è debuffato sti cazzi, tanto mi fa solo 4 attacchi. E adesso gli debuffo l'attacco con i due Great Saiyaman, evaso pure Videl. Troppo bello sto team, veramente sbroccato Peppi. Poi quando arriveranno anche gli Ezza che sono usciti sul Jap, lì ancora le fate veramente in 30 secondi sti run. Rushate in maniera incredibile, tipo vi accusano, ma che c'è stato? Cheat mod? No no, quelli sono i PG che sono sbroccati. Veramente quando arrivano pure le zatele Peppi, top. Signori, questa è stata la run con doppio Videl in Extreme Super Battle Road Peppi Cars. Veramente divertente, molto facile, veloce. Se prima si aveva qualche minima difficoltà, con doppio Videl, veramente ho fatto pure il new record per dire, con doppio Videl lo fate di una leggerezza assurda. Pure la vostra se ce l'avete a Ability Free, una maniera incredibile. Oppure non ce l'avete, non l'avete trovata Videl, la prendete amica. Prendete Librian Inter Leader, Videl amica, e andate proprio sul sicuro così, fate fare tutta la Videl amica, se ci trovate pure Ability Full, ben venga. Come vedete Ability Full arriva 5 milioni dopo 3 special, quindi capiamoci che leggermente sbroccato il personaggio. Quindi, signori, se vi è piaciuto potete lasciare un like, iscrivervi al canale e noi quindi ci vediamo ad un prossimo video.